5G e riduzione dei consumi energetici, si può parlare anche di questo quando affrontiamo questa tematica? Assolutamente, 5G è una tecnologia 3GPP più efficiente a livello energetico che sia mai stata standardizzata e quindi ci permette di affrontare la curva di crescita dei consumo dati nelle reti mobili di telecomunicazioni richiedendo minor dispendio energetico. Noi come Ericsson proponiamo sia un approccio olistico orientato a minimizzare i consumi con l'introduzione del 5G e in particolare con due approcci. Il primo approccio è affrontare la crescita dei consumi sulle reti mobili utilizzando il 5G in primo luogo e non il 4G, perché può portare a una richiesta di consumo energetico aggiuntivo anche 10 volte superiore, come abbiamo raccontato nell'evento relativamente al nostro portafoglio prodotti. Il nostro portafoglio prodotti 2022 è 10 volte più efficiente a livello energetico di un portafoglio prodotti 2017 4G a parità di consumo. Il secondo approccio invece è quello di modernizzare le reti 4G esistenti, che saranno lì a rimanere operative per i prossimi 5-10 anni e dovranno assorbire una parte della crescita del consumo dei dati. Queste reti dovranno rimanere in operatività e sono oggi realizzate con apparati più vecchi. Oggi, introducendo le nuove tecnologie nelle reti 4G, è possibile liberare spazio energetico per introdurre il 5G senza auspicabilmente aumentare i consumi complessivi o addirittura riducendoli.